Ma in maniera positiva, perché a parte che abbiamo ancora da imparare, abbiamo visto dai giocatori più esperti quali erano la Ternana, il modo in cui ci hanno messo in difficoltà, ci hanno aggredito, ci avevano tutti in quella partita, sono stati molto bravi. Però ecco, noi queste settimane e nelle prossime cercheremo di lavorare duramente per arrivare comunque al loro livello, perché abbiamo visto che è veramente una grande squadra e non ci manca più di tanto per arrivare a quel livello, però ecco, nei piccoli dettagli loro sono stati sicuramente più bravi. L'obiettivo è quello di migliorare la posizione dell'anno scorso. Ad oggi siamo già riusciti a migliorare, però ecco, non è il campionato, anzi. Quindi cercheremo ovviamente di migliorare sempre di più la posizione in classifica. Questo non è detto che magari vai a vincere o arrivi secondo, comunque mancano tante partite, avremo partite difficilissime, e quindi ad oggi siamo riusciti già a migliorare, è già un piccolo passo. Dovremo ancora migliorare ovviamente, ma è già un gran passo questo. Io sono abituato ad essere criticato, figuriamoci, fa parte del nostro mondo, soprattutto io che vengo messo in discussione, dovevo andare via di qua, di là, e quindi, però, guardando la partita di domenica, io l'ho rivista, non mi sembra di aver fatto peggio delle altre volte o meglio delle altre volte. È stata la stessa partita come col Palermo, come non so, adesso col Monopoli che avevo segnato. Eravamo in partita, non abbiamo sofferto da quella parte, lo ripeto, e quindi non. Giocavamo contro la Ternana, non giocavamo contro un'altra squadra, penultima, ultima in classifica. Sulla sinistra abbiamo sempre sfondato, io e Tentardini, li abbiamo messi in difficoltà da quelle parti, non abbiamo mai sofferto i cross di Defendi né parti pila, a parte in quell'azione che poi è da valutare altre cose. Stavamo facendo bene sulla sinistra, quindi non sono d'accordo su queste parole. Non cambierà assolutamente niente il nostro modo di approcciare, di giocare, di voler impostare il nostro calcio, di essere aggressivi come chiede il mister. Anzi, lo faremo ancora di più, con più convinzione, magari forse quello, un pochettino quello che ci è mancato, ci siamo allungati un po' tanto, e loro sono stati bravi a trovare il trequartista tra le linee, Falletti che imbucava, e quindi. Però ci sta, ecco, trovare queste partite, che giochi contro gente che ha alle spalle 200-300 partite nei professionismi, ci sta, ci sono anche gli avversari, c'è anche la bravura, come siamo andati a Bari a fare la nostra partita, abbiamo provato a farla anche a Terni. La Ternana è in questo momento più squadra, quindi è riuscita a portare a casa i risultati. Migliorare l'approccio mentale soprattutto fuori casa. Perché ancora fuori casa non siamo quella squadra che vediamo come Foggia, come col Palermo qua in casa al Bonolis. Quindi fuori casa sicuramente dovremo migliorare, perché ancora non abbiamo quella sicurezza, però ecco, lavorando, solo allenandoci e essere consapevoli della propria forza, riusciamo a migliorarci. E magari già da domenica proveremo a imporre il nostro calcio anche fuori casa.